Con questo video tutorial vogliamo vedere come andare a modificare le dimensioni del logo che è presente nella testata del City Pass 2013, che si giovano di un automatismo realizzato da Ignazio che fa in modo che ogni logo, qualunque sia la dimensione con cui voi lo inserite, viene ridimensionato a un'altezza di 65 pixel. Questo funziona bene per loghi che sono particolarmente larghi, ma per loghi e invece più importante, che si vuole essere, avere dimensioni maggiori, è chiaro che questo può risultare un limite. Ma mettiamo di voler allora ottenere un risultato tipo questo. In questo caso noi abbiamo un logo con una scritta molto chiara, istituto comprensivo statale di Padova San Camillo, e che deve essere molto ben visibile. Bene, vediamo come ottenere questo. Per fare questo andiamo nel nostro pannello di amministrazione e il prerequisito ovviamente è di avere già caricato l'immagine che ci interessa. Attraverso Media aggiungi nuovo, l'abbiamo caricata, andiamo a vedere in libreria, eccola qua, ed è un'immagine, ci annotiamo come dimensione di 378 pixel di larghezza e 120 di altezza, quindi circa il doppio rispetto a quella presentata inizialmente. E tra l'altro vediamo anche l'URL del file. Noi con un doppio clic ce la copiamo in modo da poterla avere poi a disposizione nel momento in cui dobbiamo inserirla. Ma detto questo, dov'è il file su cui noi dobbiamo agire? Beh, lo andiamo a caricare da Aspetto Editor. Si tratta del template header.php, che è responsabile della visualizzazione della testata. Scorriamo un po' il codice. A un certo punto incontriamo la chiusura del head, si parte con il body. Dopo l'ID wrapper noi abbiamo la navigazione nascosta che ci consente alle persone che utilizzano sintesi vocale di saltare blocchi di menu, riuscendo quindi ad andare molto più facilmente alla contenuto centrale, evitando appunto una lettura sequenziale spesso e volte distraente e inutile. Scendiamo ancora un po', qui abbiamo la parte del codice PHP che ci consente di fare quel lavoro di ridimensionamento automatico all'altezza di 65 pixel, qualunque sia il logo che voi andate a gestire attraverso aspetto, tema, paso, testata. Possiamo anche lasciarlo, ma quello che ci interessa è andare a modificare le tre righe che precedono l'H1, cioè il titolo 1, che è quello che contiene il nome del sito. In particolare a noi interessa agire sull'elemento IMG, cioè immagine. Vedete che è contenuto all'interno di un link, che è il link che poi dà appunto il collegamento all'home page. Dove noi dobbiamo andare a cambiare? Dobbiamo andare a cambiare proprio all'indirizzo dell'immagine. Ecco, img src doppio apice, tra questi doppi apici noi facciamo il Ctrl V andando a incollare il percorso che abbiamo salvato precedentemente. Ecco, poi teoricamente possiamo anche cambiare l'alto oppure lasciare quella dell'automatismo. Noi per il momento ci limitiamo a fare questo. Cosa possiamo ancora dire? Ecco, possiamo magari agire sulle larghezze e altezze mettendole nuove. E quindi dove c'è larghezza, invece di andarla a prendere dal passaggio precedente, perché ovviamente se no avremo il ridimensionamento anche di questo file, noi mettiamo quelle reali, la larghezza che è di 378 pixel e invece l'altezza che è di 120 pixel. Che qui state attenti a scrivere all'interno della coppia doppio apice. Se noi andiamo a aggiornare il file, possiamo andare a vedere qual è stato il risultato. Vedete? Abbiamo proprio inserito l'immagine che cercavamo. Bene, abbiamo concluso questa prima parte, ma adesso vogliamo andare ancora più nello specifico. Avete notato che la presenza di questa immagine di altezza superiore ai 65 pixel ha creato poi uno spostamento del menu per soggetti, menu orizzontale, che non parte più sulla sinistra perché è invasa questa zona dall'immagine stessa. Come
come fare per, se lo desideriamo, peraltro qui in questo caso viene anche un effetto abbastanza simpatico con quel 7 che poi in pratica copre un po' la testata e quindi scende un pochettino. Ma se noi volessimo essere più schematici e dal punto di vista poi dell'utilizzo, dell'usabilità del menu orizzontale, ripristinare la lettura da sinistra, no? Come anche più agevole un po' per tutti, andiamo a vedere come agiamo sul foglio di stile. Andiamo in aspetto, foglio di stile e ci andiamo a cercare la parte che gestisce il cancelletto header, cioè la nostra testata. Ecco, vedete che qua noi abbiamo un'altezza e una minima altezza che è di 110 pixel. Tiene conto in pratica questo dell'ingombro di altezza del logo vecchio di 65 pixel e di tutto il resto. Ora, se l'altezza nuova è 120, dobbiamo fare 120-65, che è l'altezza vecchia, che fa 55 pixel da aggiungere. Cioè dobbiamo aggiungere 55 pixel alla definizione della minima altezza di prima. 110 più 60 più 55 fa 165. Fatto, aggiorna file e andiamo a vedere l'effetto. Andiamo a fare un aggiornamento, un refresh e vedete che in questo caso si è completamente ripristinata la pagina così come doveva essere all'inizio. Bene, sempre che uno non desideri chiaramente quel passaggio di prima. Proseguiamo ancora volendo ancora lavorare sulla testata, magari mettendo un'immagine di sfondo. Non preoccupiamoci, questa immagine calza non bene, no? Sul rispetto al logo perché ci saranno colori troppo simili. A me interessa adesso mostrare il procedimento. Per fare questo, ammettiamo di avere già caricato sulla nostro, su una cartella che adesso vedremo, la cartella images del nostro tema, un'immagine che deve essere di sfondo e quindi particolarmente larga. Se noi abbiamo una larghezza massima, non so, di 1200 pixel, la massima risoluzione del nostro sito, peraltro che ha un layout liquido, ammettiamo di mettere, non so, stare un pochettino più abbondante, un 1300 o 1400 pixel di larghezza e un'altezza che può essere, non so, sui 150-160 pixel, in modo da comunque essere interna. L'immagine di sfondo sarà in pratica un'immagine che sta dietro e quindi sarà vista per la porzione di finestra visibile, cioè se è maggiore rispetto a quello che è la testata nel ridimensionamento della finestra che voi potete sempre agire in un layout liquido, vuol dire che sarà automaticamente tagliata senza creare nessun problema di visualizzazione. Bene, andiamo a immaginare di appunto spostare VFTP l'immagine, chiamiamola cop.jpg all'interno della cartella images del nostro tema. E andiamo a vedere adesso come la possiamo trattare. Andiamo nel nostro pannello di amministrazione e andiamo in aspetto editor. Sappiamo che nella cartella images l'abbiamo trasferita VFTP, ma adesso andiamo a cercarla nel foglio di stile dove dobbiamo inserirla. Scusate, ho espresso male. Andiamo in pratica utilizzare il foglio di stile per andare a dire che ci deve essere un'immagine di sfondo dove nella nostra testata. Quindi ancora con la funzione del browser Firefox trova cancelletto header. Ecco che andiamo qua. Vedete che qua peraltro c'è un aiuto, cioè nel nostro foglio di stile c'è già un background precedente, preesistente che noi adesso andiamo a utilizzare come codice. Cioè noi andremo a dire, anzi, potremmo fare addirittura un copia e incolla. Il fatto che non agiscano queste due righe è perché sono commentate nel foglio di stile. Per commentare si mette barra asterisco asterisco barra. Ci copiamo questa. Ctrl C, andiamo a inserirlo qua. In realtà non ci interessa top left repeat X perché si tratta di un'immagine che copre l'intera testata. E mettiamo semplicemente qua l'URL che è, non mi ricordo già più, si chiamava COP, è quella lì l'immagine che abbiamo portato.
andiamo a vedere con aggiorna file che cosa ci capita, visualizza sito, e vedete che la nostra immagine di sfondo è apparsa con quella caratteristica che vi dicevo. Se io vado poi adesso a ridimensionarla, vedete, non succede proprio nulla, semplicemente la nostra immagine, no, viene da destra a sinistra, tagliata per la sua parte di destra. Bene, ma vedete che non funziona tanto con il logo che abbiamo, beh, quindi vuol dire che l'immagine non era adatta. Adesso stiamo parlando di cose molto semplici, per cui di immagini che non hanno una sfumatura, ma sono prese così come sono. Ma vediamo di rendere perlomeno visibile il testo. Ad esempio, io qua non vedo più la parte della nostra navigazione qua di servizio. Allora andiamo a vedere un po' dove devo agire. Ammettiamo di non ricordarci bene qual è diciamo, il pezzo di foglio di stile su cui lavorare. Allora andiamo in visualizza file bug a puntare direttamente, no, su queste voci di menu, e andiamo a vedere, vedendo che in realtà queste voci di menu, no, che partono da questo UL, che vuol dire l'inizio della lista non ordinata, si riferiscono a un cancelletto header ul.sito. E allora quale sarà il trucco? Mettere uno sfondo che sia chiaro. Quindi mi copio, no, dalla destra dei firebug, CTRL-C, quello che è l'elemento su cui io devo agire. Vado in bacheca, me lo vado a cercare nel mio aspetto editor foglio di stile style.css, l'abbiamo già qua, trova cancelletto header un sito, vediamolo qua. Anche qui vedete che abbiamo già un aiuto, un copia e incolla di un pezzettino di codice commentato, che mi consente di dire che, ad esempio, se io voglio mettere il bianco, metto il bianco perché conosco a memoria come esadecimale, è molto facile, è FFF, FFF. Tenete conto che quando sono numeri, sono ripetuti, possono mettersi come fossero coppie, quindi può bastare anche un cancelletto FF piuttosto che i 6 volte F per dire che è bianco. Bene, aggiorna file. Naturalmente poi in realtà non andremo a scegliere il bianco, che è meglio magari un color panna, oppure un secondo le convenzioni di colori che voi avete, qualcosa che sia spari un po' meno. Comunque vedete che la nostra, diciamo, barra di navigazione superiore è tornata a essere bella visibile. Adesso però dobbiamo anche agire sulla parte di testo, che vedete è assolutamente nascosta, e siccome qua è sullo scuro, ammettiamo allora di metterla di color bianco. Tenete conto che noi stiamo facendo questo adesso giusto per vedere qualche trucchetto, però molta attenzione dovrete mantenere al mantenimento dei contrasti, perché sappiamo che la fruizione da parte delle persone con problemi di vista è un valore non aggiunto, ma è una delle caratteristiche fondamentali di un sito istituzionale che per legge deve essere accessibile a tutti. Però andiamo a vedere un po' come agire sul foglio di stile. Ah, ecco, scusate, torno indietro. Questo dovremmo già saperlo, eh? Questo è marcato come un titolo di livello 1, ma ripassiamo la cosa ancora con il nostro pannello Firebug. Andiamo a vedere questo titolo dov'è, andiamo a ricercarcelo. Allora, vediamo due cose. Innanzitutto che il paragrafo è sotto header P, ok? Mentre il titolo, sappiamo, scuola dei tali è un H1. Quindi noi dovremmo lavorare sul colore di header H1 e sul colore di header P, quello appena sotto. Ecco, basta agire su questo perché quando io sposto il mouse, vedete che io non ho nessun link, se no avrei dovuto cercare qualcosa di più sofisticato, cioè non agire sul paragrafo o sul titolo 1, ma sul link che a sua volta agisce sull'H1 o sul paragrafo. Ma siccome la cosa è semplice, non andiamola a complicare, ma ci limitiamo a vedere l'effetto andando in aspetto editor e andando a cambiare un'informazione
in header H1. Eccola qua. Dobbiamo quindi aggiungere il colore. Allora gli diciamo, guarda, mettimi color, che è, in questo caso lo digitiamo perché non c'è il titolo d'esempio, no? Diciamo color al cancelletto FF, F, fallo bianco. E lo stesso diciamo di farlo anche per il header P, cioè per il paragrafo che stanno qui dentro. Vediamo se ce ne sono altri perché a volte c'è da fare attenzione di non andare in conflitto, cioè di non ripetere due volte la stessa regola. Non c'è, posso mettere dove mi pare, già che ci siamo, lo mettiamo qua, color, due punti, abbiamo detto cancelletto FFF, punti e virgola. Cioè abbiamo dato, assegnato il colore bianco sia al header, al paragrafo dentro la testata, e sia l'H1 dentro la testata. Ecco, attenzione che in questo caso, se uno poi lavorasse con le immagini di sfondo disattivate, rischia di avere bianco su bianco. E quindi, anche se qua c'è l'immagine di sfondo che prevale, ci conviene mettere sul bianco un background, magari nero. Su questo non sono sicurissimo, ma come una cautela, il nero è 000 e questo varrà anche poi anche per l'H1. Beh, in realtà potevo anche metterlo direttamente nel leader, togliendo quel trasparente, secondo me. Anzi, qui lo lasciamo, andiamo sul leader e basta. Cancelletto header, andiamo a riprendercelo, eccolo qua. Se qua gli mettiamo nero, secondo me abbiamo risolto ogni problema. Aggiorna file e vediamo un po' il risultato. Visualizza sito. Ecco, avete visto che in questo caso, no, la visualizzazione è stata quella voluta. Certamente non si vede bene perché è bianco, ma questo io volevo mostrarvi e questo è quello che abbiamo ottenuto.